Ciao a tutti e benvenuti. Oggi farò un tutorial in cui vi farò vedere come fare elaborazione a ferri appunto costa inglese. È un'elaborazione facile, ma che si presenta in modo molto bello. È un'elaborazione molto elastica, come vedete. Ecco, ma nello stesso tempo anche molto resistente e fa questo bellissimo effetto tridimensionale. Poi un'altra cosa, da entrambi i lati si presenta nello stesso identico modo, vedete? Combaciano dove c'è il diritto da un lato e il diritto anche dall'altra parte. Quindi non si crea subito un lato frontale e quello sbagliato, sono entrambi uguali. Quindi sarebbe perfetto come ad esempio per una sciarpa, però può essere utilizzato tranquillamente anche per un maglioncino, per un cappellino. Ok, possiamo iniziare. Il campioncino lo lascio qui, userò un altro filo per farvi vedere come crearlo da zero. E mantengo qui il campioncino, ecco, così avete il punto di riferimento. Prima cosa che dobbiamo fare è avviare i ferri. Come sempre, come lo dico sempre, l'avvio potete scegliere quello che preferite. Io faccio quella nordica. Se avete bisogno vedere come si fanno alcuni avvii, qui sotto trovate il link allegato. Ecco, ho avviato 18 male alla nordica. Ora inizio il primo ferro. Il primo ferro di andata lo farò uno per uno. Parto con una a rovescio, scusatemi, per il diritto, la prima per il diritto, sempre, la seconda per il rovescio, diritto, rovescio, e così tutte le maglie. Creiamo la base per punto costa inglese. Ok, partiamo. La prima la faccio passare. Getto il filo dall'altra parte e me lo sostengo con l'indice della mano sinistra. Faccio il gettato e faccio passare quello a rovescio senza lavorare. Poi quello per il diritto lo lavoro normalmente per il diritto, vedete? Poi gettato, sposto la maglia senza lavorare. Quindi quella per il diritto si lavora normalmente, ecco. Si fa il gettato e si sposta la maglia a rovescio. Gettato, sposto. Per il diritto, gettato, sposto. Per il diritto, gettato, sposto. Per il diritto, gettato, sposto. Il filo rimane sempre indietro, senza mai spostarlo davanti, vedete? Faccio lavorazione per il diritto, gettato, sposto. Per il diritto, e anche l'ultimo lo faccio per il diritto. La seconda fila sempre, faccio passare la prima senza lavorare, ok? Faccio il gettato, dove mi trovo con quella a rovescio, faccio il gettato. Faccio passare. Ora, quando devo fare quello per il diritto, vedete, troviamo quella doppia, cioè la maglia spostata e il gettato. Non faccio altro che lavorarlo normalmente come fosse un'unica maglia per il diritto, vedete? Quindi gettato, la maglia a rovescio si sposta e si fa una maglia per il diritto normale. Cioè uso entrambi il gettato e il rovescio, ma la lavoro normalmente. Gettato, sposto, vedete? Vedete? E
faccio la lavorazione per il diritto. Così. Quindi gettato, sposto, la lavorazione per il diritto della maglia che nella prima fila era quella a rovescio con il gettato, vedete? Così. Quindi gettato, sposto, prendo entrambi, sia il gettato che la maglia, e faccio per il diritto. E così fino all'ultimo. Gettato, sposto e lavorazione per il diritto. Gettato, sposto per il diritto. Sì, ecco. Vedete? Gettato, sposto per il diritto. E anche l'ultima per il diritto. E così abbiamo il bordino. Prima la faccio passare senza lavorare, stessa cosa, gettato, sposto per il diritto. Vedete, sempre la stessa cosa, sono sempre quella di prima che è stata spostata insieme al gettato. Vedete, quindi il gettato, sposto e faccio una per il diritto di queste due, del gettato e della maglia. Così fino all'ultimo, gettato, sposto per il diritto. Quindi gettato, sposto per il diritto. Praticamente quando facciamo il gettato e spostiamo la maglia di rovescio, questa è quella maglia che poi nella fila successiva verrà, creerà questo effetto doppio che verrà lavorato per il diritto come noi adesso facciamo, guardate, per il diritto. Ecco qui. E un altro per il diritto. Ecco, io mi fermo qui perché il procedimento è sempre uguale. Ancora non si vede bene l'effetto, perché per vedere il suo effetto tridimensionale bisogna fare più ferri. Vedete? Questo qua, l'elasticità com'è bella, voluminosa.